ragazzi, bentornati a questa nuova in grande puntata. Oggi parliamo di qualcosa di diverso. Faremo uno speciale oggi, in cui vi dico soltanto che il protagonista è uno dei personaggi più carismatici creati dalla Nintendo. Non è Mario. Buona visione, gente! Oggi, in questa puntata, retrospettiva Kirby. Non è che ripercorriamo soltanto un gioco, ma ripercorreremo tutta la leggendaria storia del personaggio creato dalla giapponese HAL Laboratory e vedremo tutti i suoi giochi che hanno segnato la storia della sua vita e del suo sviluppo videoludico. Cominciamo dal primo episodio, per Game Boy, pubblicato nel 1992, che si chiama Kirby's Dream Land. Questo è il primo gioco rilasciato al mondo che tratta del personaggio di Kirby, e qua all'inizio non compariva rosa, ma bianco. La trama qua è molto incentrata non solo su di lui, ma anche sul terribile e goloso King Dedede, che nome bizzarro, e Kirby deve intrufolarsi alla sua festa e sconfiggerlo. Il gameplay ha una meccanica che era molto simile ad altri platform dell'epoca. Dovrà saltare, con l'aiuto di oggetti della sua forza, raggiungere la fine di numerosi livelli, combattere contro i boss. Questo gioco era certamente molto semplicistico nel gameplay, ma fu qualcosa di straordinario, come un fulmine a ciel sereno, perché si era inventato un personaggio completamente nuovo, carismatico e simpatico, che faceva già concorrenza con il grande Super Mario. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Un anno dopo, il grande successo su Game Boy di Kirby's Dream Land arriverà sul Nintendo Entertainment System Kirby's Adventure. Questo gioco ve ne ho già parlato in qualche recensione fa, ma ve lo dico veloce. Questo gioco è sempre incentrato su Kirby e il Re Dedede, che ha rubato la Road Star e l'ha divisa in 7 pezzi. Compito del nostro personaggio, trovarla, rinformarla in un unico pezzo e rimettersi di nuovo a sognare, ovviamente. Il gameplay qua, se avete già provato l'episodio per Game Boy, qua è uguale identico, hanno soltanto cambiato qualcosa di per quanto riguarda le ambientazioni e anche nella grafica. Ci sono anche minigiochi, qua c'è anche il salvataggio automatico alla fine di ogni livello. L'obiettivo è quello di arrivare sempre alla fine di esso, si scontra sempre con un nemico, perde un punto di danno se tutta la barra danno è completa, o se si finisce un burrone si perde la vita. Può mangiare di tutto il nostro personaggio, e se mangia certi personaggi acquisisce le loro armi o i loro poteri per farlo diventare molto più forte. Questo gioco ebbe un grandissimo successo su console fisse, ma arrivò anche qualche anno più tardi Kirby Nightmare in Dreamland, che non è altro che una sorta di remake di questo episodio portato sul Game Boy Advance. E bisogna dire che qua ha un miglioramento nella grafica, nell'audio, e hanno aggiunto nuovi livelli e anche nuovi personaggi. Ci permette di giocare con Meta Knight. La versione per Game Boy Advance è una valida alternativa a quella pubblicata su NES, se non l'avete ancora trovato, quello su cartuccia Nintendo NES. Tra la fine del 94 e l'inizio del 95 arriverà su Game Boy Kirby's Dream Land 2. Questo gioco non è altro che il seguito del primo Kirby's Dream Land e Kirby's Adventure. Questo gioco presenta delle sostanziali novità rispetto agli episodi precedenti, ma non stravolge il gameplay. Ad esempio, sono stati aggiunti 3 nuovi amici animali
che aiuteranno Kirby in battaglia, e il gioco può essere giocato anche sul Super Game Boy, con l'aggiunta di rumore extra, modifica del colore di Kirby e molto altro ancora. Questa trama segue sempre Kirby e un giorno tutti gli arcobaleni che collegano le isole della Terra vengono rapiti da un essere chiamato Dark Matter, che è posseduto da King Dedede. E l'intento di Kirby fermare di nuovo questo terribile nemico e salvare di nuovo ovviamente la Dreamland. Qua il gameplay è sempre un platform. Il nostro personaggio è in grado sempre di camminare, saltare, volare e attraverso i livelli può avere diversi alleati e anche poteri speciali per raggiungere la fine di ogni livello. Ma ci saranno sempre molti ostacoli che saranno sul suo cammino e gli sbarreranno la strada. Qua il gioco è in pratica uguale, identico agli episodi precedenti, ma è stato più o meno aggiornato su qualche cosa del gameplay e sulla grafica. Ma rimane sempre un gioco molto divertente. Nel 1995 e anche nel 96 arriverà Kirby's Fun Pack sul Super Nintendo. Questo gioco, vi dico già che era stato ripubblicato anche sul Nintendo DS come versione aggiornata, chiamato Kirby's Superstar Ultra. Il protagonista, sempre Kirby, si sposta sia che a destra e a sinistra in su e giù attraverso le piattaforme del gioco. Non deve scontrarsi con i nemici e Kirby può copiare le abilità dei nemici, come al solito, e utilizzare una vasta gamma di attacchi. Quando ciò succede indossa cappelli diversi e cambia colore a seconda delle abilità che sta utilizzando. Una caratteristica molto rilevante è quella che vi ho appena citato, ma un'altra è l'aggiunta di un aiutante, che ha soltanto le sembianze di un nemico e aiuta Kirby nella sua avventura. Durante una partita a solo un giocatore, l'aiutante verrà comandato dal computer, mentre in una partita a due verrà controllato certamente dal secondo giocatore. E questo gioco è uno dei tre giochi sul Super Nintendo pubblicato su scala internazionale che utilizza il chip SA-1. Tutti questi giochi sono soprattutto dei mini giochi che sono o a piattaforme o anche altri, che ad esempio dobbiamo essere un po' come un picchiaduro, sconfiggere i nostri avversari in un'arena, l'altra invece accumulare la più alta energia e scagliare un pugno a terra per causare più danni possibile all'avversario di turno. Insomma, questo gioco sembra più un party game misto con elementi platform. Tra la fine del 97 e gli inizi del 1998 arriverà sul Super Nintendo Kirby's Dream Land 3. Vi avverto, questo gioco è stato rilasciato soltanto in Giappone e in America, non è mai arrivato in Europa, perché qui da noi ormai il Super Nintendo era già stato tolto dai negozi. Qua la storia è sempre incentrata su Kirby e Gooey, che stanno felicemente pescando, qua da un tratto Dark Matter, incontrato già in Kirby's Dream Land 2, attacca appunto Dream Land e prende il controllo di alcuni suoi abitanti, tra cui anche King Dedede. Kirby e Gooey, insieme ai loro amici animali, devono recuperare le stelle per poter sconfiggere Dark Matter e riportare di nuovo la pace a Dream Land. Questo gioco è sempre un platform. Kirby è in grado di camminare, saltare, risucchiare i nemici e assorbirne i poteri, certo, ma può anche cavalcare i suoi sei animali amici e un'abilità di coppia può combinarla con ogni animale per ottenere risultati diversi quando dobbiamo sconfiggere i nostri avversari. Si può anche fare a due giocatori questo titolo e vi dico che se il divertimento raddoppia. Gooey può afferrare con la sua lingua soltanto un nemico per volta e in ogni livello c'è sempre una missione da completare. Se si completa la missione e si arriva alla fine di ogni livello si riceverà una stella cuore, che è molto indispensabile per finire il gioco.
Tra la fine dell'anno 2000 e gli inizi del 2001 arriverà sul Nintendo 64, che ormai stava per essere tolto dalla produzione, Kirby 64 The Crystal Shard. Questo gioco è un po' diverso da quello che abbiamo affrontato finora. La trama è incentrata su Ripplestar, un pianeta popolato da fate, ed è stato invaso ovviamente da Dark Matter, che lo controlla. Ribbon, una delle fate, scappa dal pianeta con il grande tesoro, che è un cristallo. E in punto, il nostro personaggio Ribbon cadrà su Popstar ed è triste perché ha soltanto un pezzo del cristallo, tutti gli altri sono andati perduti. Verrà consolata da Kirby stesso, che la aiuterà a recuperare gli altri frammenti e liberare il pianeta Ripplestar. Kirby e Ribbon verranno aiutati anche da Waldo Dee, Adelaine e King Dedede. Strano, questo gioco è uguale, identico a tutti gli episodi precedenti bidimensionali che abbiamo visto. Qua sono presenti soltanto 6 livelli, purtroppo. È troppo corto, anche se articolato su diversi pianeti. E raccogliere i pezzi dispersi del cristallo è la missione fondamentale. Ci sono anche 3 minigiochi che si possono giocare separatamente a 1 o 4 giocatori con ben 4 livelli di difficoltà. Questo titolo, anche se è molto corto, ve lo consiglio caldamente perché è lo stesso un titolo molto gradevole. Saltando l'episodio del 2002, Kirby Nightmare in the Dreamland, passiamo all'episodio del 2004, pubblicato su Game Boy Advance, Kirby e il labirinto degli specchi. Questo gioco fu il primo titolo a non essere ambientato a Dreamland, è ambientato in the Mirror World, un altro mondo. Questo gioco, vi dico già, che è molto simile al predecessore, ma ha degli elementi nuovi. Ad esempio, non è a livelli, ma ad aree che possono essere esplorate completamente in qualunque ordine. Per il resto, comunque, gli elementi del gameplay generale sono rimasti invariati. Il nostro personaggio può correre, rimanere in aria senza gonfiarsi, lanciare frecce e copiare le abilità dei nemici. L'abilità missile riesce ad esempio a trasformare Kirby in un missile che vola, può cambiare direzione in qualunque momento finché non sbatte contro un muro o contro un nemico. L'abilità Smash permette invece di usare l'abilità che Kirby usa in Super Smash Bros. Melee, titolo pubblicato sul Nintendo 64. Insomma, questo titolo risulta essere divertente, apporta qualche modifica che non stravolge in gameplay, ma lo fa allontanare dalla monotonia. Tra il 2005 e il 2006 arriverà su Nintendo DS Kirby L'Oscuro Disegno. Questo gioco è un platform completamente diverso dai giochi di Kirby che abbiamo visto finora. Qua bisogna soprattutto giocare con lo stilo e basta. Però mantiene sempre le stesse caratteristiche che hanno avuto gli episodi di Kirby, ma questo non è uno dei giochi migliori pubblicati dalla HAL Laboratory, peccato. Ma comunque, se proprio volete avere tutti gli episodi della serie di Kirby, questo prendetelo e tenetelo più come curiosità. Nel 2007 arriverà sul Nintendo DS Kirby Topi all'attacco. Questo titolo non è innovativo esageratamente come L'Oscuro Disegno, ma torna indietro all'idea di platform a scorrimento come era nel penultimo episodio per Game Boy Advance.
In questa giornata Kirby, nella sua Dreamland, sta passando il momento preferito della giornata, l'ora della merenda, ma viene interrotto da King Dedede, che si dirige al suo castello per cercare di creare dei problemi. Insomma, una storia che qua risulta essere molto semplice rispetto agli episodi precedenti. Anche qua, come al solito, il nostro protagonista può correre, fruttuare e risucchiare i nemici per copiare le abilità, se ne hanno. Può conservare addirittura fino a 5 abilità o oggetti per utilizzarli utilizzando il touchscreen. Un'innovazione consiste nel cercare di combinare abilità, come le abilità granata e spada possono essere combinate con le abilità fuoco, solo spada, ghiaccio ed elettrico. Ma è possibile solo dopo aver trovato pergamene tecniche delle due abilità. Quindi questo gioco, vi dico già che, risulta essere molto più vario rispetto a Kirby e il labirinto degli specchi, e risulta essere molto divertente e molto più difficile rispetto ai giochi che abbiamo affrontato finora. Nel 2008 arriverà Kirby Superstar Ultra, che non è altro che un remake di Kirby's Fun Pack pubblicato sul Super Nintendo. Qua non è niente di straordinario, mantiene soprattutto tutti i minigiochi e l'avventura che erano presenti nel gioco originale su cartuccia per Super Nintendo, ma sono stati aggiunti due nuovi sottogiochi e due nuove versioni delle arene, ma comprendono anche nuovi filmati per ogni gioco e anche dei livelli migliorati. Comunque questo gioco è stato molto criticato perché era troppo facile, ma risulta essere un giochino abbastanza divertente sul portatile Nintendo DS. Nel 2010 arriverà sul Nintendo Wii Kirby Epic Yarn, conosciuto anche in Italia come Kirby e la stoffa dell'eroe. Questo è il primo platform su console fisse dopo Kirby 64. La storia qua è molto semplice, come al solito. Kirby mangia dei pomodori appartenenti al malvagio mago Malandrana, viene risucchiato in un mondo fatto di lana e tessuto. Dopo il suo arrivo in questo mondo, Kirby salva un principe Batuffolo da un nemico. Questo gioco permette l'utilizzo esclusivo del Wiimote e, a differenza dei precedenti episodi, utilizza una frusta per colpire i nemici, mentre la mossa di ingoiare i nemici è stata tolta. Questo è una cosa che fa storcere parecchio il naso ai videogiocatori di vecchia data, ma risulta essere un gioco molto originale e divertente. Vi dico soltanto che lo stile grafico ricorda molto quello di Yoshi's Story, che è molto tessutoso e permette a Kirby di risolvere enigmi molto insidiosi. Qui il nostro personaggio può avere anche delle nuove mosse e trasformazioni. Verso la fine del 2011 arriverà Kirby's Adventure per il Nintendo Wii, conosciuto anche come Kirby's Return to Dream Land. Questo gioco non è altro che il platform Kirby's Adventure con elementi 2D mischiati con gli elementi 3D, come New Super Mario Bros. Wii. La grafica è molto ispirata certo ai vecchi giochi della serie, per cercare di ricucire le file col passato. Le abilità di copia qua sono sempre presenti, come al solito, e qua questo gioco è incentrato sempre su Kirby che è ricorso da King Dedede e Bandana Day, perché ha preso una fetta della loro torta nel loro castello. Meta Knight vede la scena, quando a un tratto spunta fuori dal nulla una nave aliena che perde tutti i suoi pezzi e si schianta al suolo.
Kirby e i suoi nemici si recano immediatamente al punto in cui è caduta la nave e vedono che esce una creatura chiamata Magolor, che vuol tornare sul suo pianeta e la nave è mal ridotta. Niente, è una storia che è molto semplice. È anche, diciamo, è quasi tenera, ecco. Qua nel gioco è presente anche una modalità multiplayer che consentirà a 4 di giocatori di aiutare Magolor. I giocatori secondari potranno scegliere tra Meta, Knight, Waddle Dee e King Dedede oppure un Kirby di diverso colore. In questo gioco ci sono ben 8 mondi, molto colorati e molto difficili anche da affrontare. Dovete tenere presente che sono anche presenti dei divertenti minigiochi. Collezionando sfere energie e la loro Star Cutter, si possono sbloccare 2 minigiochi, Ninja Doyo e Scope Shoot. Il primo è in stile ninja e bisogna colpire un bersaglio con uno shuriken. Nel secondo bisogna distruggere giganteschi robot e si può fare anche in modalità cooperativa con 3 amici. Questo gioco ha una storia abbastanza articolata. Doveva uscire per GameCube, doveva uscire col nome di Kirby GCN, ma doveva essere realizzato per il Nintendo Wii con il nome Kirby Wii, ma il progetto è fallito e venne ripreso proprio nel 2011 prese il nome di Kirby's Adventure Wii. Quindi questo sarebbe l'ultimo gioco della serie ufficiale di Kirby a essere uscito su console fisse. Dal 93 fino al 2003 uscirono diversi spin-off come Kirby's Pinball Land, Dream Course, Ghost Trap, Block Ball, Star Stacker, No Kira Kira Kizu, Tilt and Tumble, Air Ride. Sono giochi che non hanno niente a che vedere con Kirby, c'è soltanto il personaggio Kirby, ma sono più dei party games così carini che va bene se possiamo giocarlo insieme, ma non sono per niente dei degni episodi ufficiali della serie, per questo li ho evitati. Ma comunque, se volete tenerli in considerazione, allora, Pinball Land è per il Game Boy, Dream Course per il Super Nintendo, come anche Ghost Trap, e Block Ball e Star Stacker del 95 e del 97 sono per il Game Boy. Kira Kira Kizu è pubblicato solo in Giappone del Super Nintendo. Tilt and Tumble è del Game Boy Color e Ride è l'unico episodio pubblicato sul GameCube. Con questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo mio speciale dedicato a Kirby e vi auguro buon Natale. Ciao!